il medico di famiglia si è limitato prima a prescrivere telefonicamente la tachipirina, non è mai venuto a visitarlo, mai. Riteniamo che non si possa morire in casa così senza essere curati, anche se posso salvare anche solo una vita con questa denuncia. Sono trascorsi 3 mesi dalla morte di suo padre, ora Viviana aspetta la verità. È stata aperta un'inchiesta per chiarire eventuali ritardi o errori sulla morte per coronavirus di Luigi Starita. Il 75enne di Piano di Sorrento sarebbe stato curato a casa per quasi 2 settimane con sciroppo per la tosse, tachipirina e antibiotici. Poi il ricovero all'ospedale di Sorrento, l'attesa per il tampone e il trasferimento in terapia intensiva Covid dell'Oreto Mare di Napoli, ma ormai era troppo tardi. Mio padre non soffriva di alcuna patologia, era in perfetta salute e riteniamo che sia morto per intempestività delle cure. La procura di Torre Annunziata ha disposto la riesumazione della salma e la prossima settimana ci sarà l'autopsia. 10 gli avvisi di garanzia, dal medico di famiglia ai camici bianchi dei 2 ospedali, l'ipotesi è omicidio colposo. Non è vero che non si dovevano andare a visitare i pazienti, non è vero che non si dovevano eseguire i tamponi, vogliamo sapere perché non è stato predisposto il tampone in tempo. Per il direttore dell'ASL competente è stato fatto tutto il possibile, non ci sono stati ritardi e il paziente è stato trasferito in terapia intensiva appena avuto il risultato del tampone. Chiediamo giustizia, vogliamo verità.